Sono emozionatissimo,
Dio ringrazia tutti, specie chi mi ha dato il voto. Non sono uno scrittore, ma uno scrivente, uno che affonda le mani nella realtà e poi filtra con la fantasia. Vengo da Mantova, che è la capitale del 2016 per la cultura, e abito a due passi da San Benedetto Po, che è la Monte Cassino del nord. Quindi io sono contornato dal Medioevo e ci vivo molto benedetto. Detto questo qui, io non ho da dire altro, se no grazie ancora. Maria Luisa Ghianda. Io sono brianzola invece, con afferenza all'area monzese, quindi cresciuta, diciamo così, nel sentore dei Longobardi. Poi per una serie di vicende personali mi sono trovata a vivere e a lavorare a Benevento, città che ho amato e amo tantissimo, nella quale ho potuto riconoscere, forse più per assonanza nel dialetto locale, delle sonorità simili a quelle del mio dialetto brianzolo. Ma soprattutto, Benevento è una città meravigliosa, poco conosciuta, dove i Longobardi hanno dominato per circa 500 anni. Grazie a tutti! Negli anni attraverso questi momenti delle partnership importanti, l'ultima con l'Urban Center, e ringraziamo i responsabili di questa bellissima location nel cuore di Milano. E poi voglio anche ricordare che ho visto la rivista mensile Medioevo, che è qui con la caporedattrice Alessandra Villa, la casa editrice Yaga Book e il Circo Museo Archeologico, che accoglie molte nostre iniziative. Il terzo classificato, le Fino di Blom, sono due terzi classificati a pari merito quest'anno, perché era veramente difficile decidere quale dei due lavori fosse meglio dell'altro. E Abramanti il Graal di Peter Usher, che io invito a venire a dire. È un raccontino molto breve che si basa su tre cose: i Templari, che conoscete tutti, però non in Europa, nei Balcani e in Medio Oriente. Alcune storie, leggende sulla vita di Gesù e il Sacro Graal, che come sapete compare dappertutto, questa volta in Etiopia. Terzo, alcuni studi, io nasco da storia economica, quindi sono uno storico, sulle comunità nel Hadramaut, comunità ebraiche, comunità arabe, eccetera. Ho messo le tre cose assieme e ho fatto un piccolo raccontino. Chiedo pietà se avete trovato qualche errore nel mio italianese correggiuto. Io sono italiano solo da 60 anni, quindi mi chiedo scusa. Grazie. Siamo molto contenti appunto di essere vettori e ringraziamo della fiducia di questi neo autori o autori per la prima volta nei nostri confronti. Infatti per me è decisamente un motivo di orgoglio avere avuto questa funzione per il terzo premio di Secco, perché secondo me è questo il nostro obiettivo. Per cui vorrei far venire qua un altro Padalino, che con il suo io non ho mai scritto racconti, è stato Mauro che mi ha, diciamo, incitato a farlo. Parlando con lui ho conosciuto l'Associazione Italia Medievale a luglio e, siccome sono appassionata di Medioevo, ho voluto provare, ho voluto mettermi in discussione, mettermi alla prova e ho voluto parlare di un aspetto del Medioevo che mi sta particolarmente a cuore, una cosa che ho vissuto anche personalmente per esperienza diretta, che è la falconeria. E per cui ho ambientato il mio racconto parlando di Federico II di Svevia e di questo personaggio femminile che ha il privilegio di fare la sua conoscenza e di apprendere i segreti dell'arte venatoria. Quindi ringrazio per
premi speciali sono assegnati dal direttivo di Italia Medievale, che siamo in Italia, quindi la colpa è nostra. La colpa è nostra perché non abbiamo curato abbastanza da vicino. Ci ha chiamato questa mattina il professor Niccolò Capponi da Firenze, fiorentino dal XIV secolo, è vero, perché è l'ultimo rampollo di una famiglia. Lui si è aggiudicato il premio speciale Italia Medievale col suo libro Al traditor succida, La congiura dei pazzi, un dramma italiano, un bellissimo affresco, è un saggio, non è un romanzo, ma si legge con la facilità di un romanzo. L'abbiamo presentato a Milano ed è un po' uno specchio del 400, di quel rinascimento che non è solo i Borgia, non è solo Leonardo da Vinci, ma ci sono tante altre sfaccettature. Lui è fiorentino, vive ancora nella sua casa del XV secolo, sulla riva dell'Anno, speriamo di riaverlo a Milano. Un saluto, un applauso a Niccolò, poi glielo mandiamo. Il secondo premio, che temo sia di nuovo assente, salvo sorprese, è al Museo Civico Medievale di Bologna, per la sua grande attività, e oltretutto Bologna, vabbè, è una città che ha una tradizione medievale, l'università, gli studi giuridici, la festa internazionale della storia, siamo più volte incontrati, quindi anche un applauso agli amici del Museo Civico Mondiale di Bologna. Finalmente, sono sicuro che c'è, perché qua in prima fila, il professor Luigi Russo con il libro I Normanni del Mezzogiorno. Buonasera a tutti, ringrazio gli amici del direttivo, diciamo, questo è il premio degli amici, diciamo, perché sono molto amico degli amici del direttivo, non scherzo. È un onore parlare qui. Purtroppo non è vero. Sì, purtroppo non è vero. È un onore essere pregato dopo il Museo Civico Medievale, perché io, come loro sanno, io ho studiato, sono campano d'origine, ma ho studiato a Bologna, quindi mi ritengo di formazione bolognese, accademica, poi sono andato un po' in giro per tutta l'Italia. Sono stato a Torino, sono stato a Milano, sono stato a Parigi alla Sorbona e poi mi sono trovato nell'Urbe a insegnare a Roma alla Università Europea. Grazie dell'ascolto. Italia Medievale è veramente contenta di aver creduto in questo progetto multimediale di una persona che adesso andrò a presentare, che ha creato questo format che è scaricatissimo in tutto il mondo. E noi abbiamo avuto fiducia in lui, esattamente come all'inizio gli Stati Uniti d'America, in particolare l'università, e ce ne parlerà, ha creduto nel suo format, tanto per togliere alcuni luoghi comuni, che quando il lavoro è fatto bene va premiato. Per questo io sono molto contento di premiare con il premio speciale Italia Medievale Prosperity Italy 1434, invitando Maurizio Amoroso, che è il creatore di questa iniziativa. E possiamo finalmente passare a quelli che hanno veramente sguainato le spade per arrivare qui, battendosi con gli altri quattro della cinquina. E cominciamo dalla prima categoria per l'editoria. Il primo classificato è Marco Scardigli con il suo libro Cavalieri, Mercenari e Cannoni, l'arte della guerra nell'Italia del Rinascimento. Grazie, prima di tutto perché mi ha votato, ha dimostrato buon gusto. Seconda cosa, è stato un premio che credo in parte coraggioso. Non è facile scrivere di storia militare in Italia, non è un argomento diffuso e che viene accettato volentieri, anzi viene trattato un po' come una cosa da dimenticare, da tenere un pochino nascosta. Non abbiamo un buon rapporto con il nostro passato militare. Ragionare di Medioevo senza ragionare di mondo militare è pressoché impossibile. Però il tentativo che ho fatto con questo libro, che è il terzo di una trilogia che racconta l'evoluzione delle battaglie dalle origini fino al sacco di Roma, quindi all'avvento delle armi da fuoco. Ecco, in questa trilogia ho cercato di affrontare il tema delle battaglie non come una questione tecnica, una questione militare o una questione di valutazione di capacità di comando o capacità belliche,
ma considerando la guerra per quello che è, cioè un momento della vita dell'uomo, un momento in cui l'uomo butta dentro tutto quello che ha, che può essere la cultura, può essere la tecnica, possono essere i valori morali, politici, sociali. Ecco, una sorta di grande esplosione in cui tutti questi elementi entrano, c'è una conflagrazione. E poi mi piace immaginarlo come una stella che esplode e lascia filamenti. Questi filamenti si possono andare a rintracciare ancora oggi nell'arte, nell'urbanistica, nel territorio, nella letteratura, in tanti momenti. Ecco, questo approccio, che non è quello classico per le cose militari, è il mio scopo esistenziale, il mio lavoro di vita, per cui questo premio lo considero un invito a continuare. Grazie. Siamo alla categoria arte, accennavo prima alle città italiane, ci sono Firenze, ci sono Venezia, anche Milano è ricca di Medioevo, c'è una città italiana che è Padova e unisce tanti aspetti del Medioevo, da quello religioso, del Sant'Antonio, a quello monumentale e storico, perché c'è la grande statua di Gattamelata, il famoso comandante di capitano di Ventura del Rinascimento, e poi tante altre cose che ci racconteranno i premiati dell'Accademia dell'Affresco di Padova. Buonasera a tutti, sono Laurice Nicoletti, sono il presidente dell'Associazione Accademia dell'Affresco di Padova e sono il maestro anche del laboratorio di affresco. Siamo qua con Emma e Walter, che fanno parte del direttivo della nostra associazione, e stiamo qua a rappresentare i componenti del laboratorio stesso. Volevo ringraziare l'Associazione Culturale Italia Medievale per il premio, il signor Maurizio Calì. Allora, la nostra associazione è nata con l'intento di salvaguardare la conoscenza della tecnica pittorica dell'affresco e di divulgarne la conoscenza, ma soprattutto anche la conoscenza dal punto di vista pratico. Infatti, noi rileggiamo gli antichi ricettari e ci atteniamo alle testimonianze proprio degli artisti medievali e rinascimentali italiani, insomma, che hanno proprio reso grande questo tipo di tecnica. Vogliamo che si acquisisca dimestichezza con questa tecnica, cioè sperimentando, provando e vedendo come si lavora ad affresco, avvicinare le persone a questa tecnica antica che ormai insomma molto spesso viene dimenticata e che ci ha lasciato dei tesori meravigliosi. Grazie. Siamo al primo classificato nella categoria gruppi storici, la Società dei Bari. Buonasera a tutti, grazie ovviamente all'Associazione Italia Medievale per l'istituzione del premio, grazie a quelli che ci hanno votato. Io sono Federico Marangoni, presidente della Società dei Bai di Bologna. Noi in realtà siamo un'associazione di rievocazione storica, Accademia di Scherma Medievale Rinascimentale e gruppo di rievocazione che si occupa sia di Medioevo che di Rinascimento. In realtà arriviamo fino al 500 perché a Bologna la scuola schermistica principale è dell'inizio del 500 e quindi poi nasce da sé il collegamento con la rievocazione storica. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello di dare ai nostri soci e alle persone che ci vedono in manifestazione l'opportunità di conoscere quelli che sono gli insegnamenti degli antichi maestri di scherma messi in pratica nei costumi storici che noi indossiamo durante le manifestazioni, quindi la ricostruzione della vita, del costume e della scherma. Continueremo ovviamente incoraggiati dalla premiazione, da questo ottimo risultato, evidentemente derivante dal fatto che chi ci vede ci apprezza nei vari eventi a cui partecipiamo, e ancora una volta grazie a tutti. A questo punto siamo alla categoria istituzioni, e questo è un progetto che a noi è piaciuto tantissimo fin dall'inizio, perché è rivolto a giovani che non abbiano ancora compiuto i 40 anni, se non mi ricordo male,
che a vario titolo si occupano e si interessano di Medioevo, soprattutto nell'ambito della ricerca. Il nome di questa istituzione è Medioevo Informazione. Io invito i rappresentanti a salire qui da noi. Sì, molto brevemente, appunto Medioevo Informazione è un seminario residenziale itinerante organizzato ogni anno in una città diversa. Cerchiamo la dottoressa Ilaria Sabatini, che è l'ideatrice e la responsabile di un progetto di grande interesse, che è l'archivio digitale del Volto Santo. Ringrazio l'Associazione Italia Medievale per questo premio. Allora, io sono una medievista nel senso classico, ho una formazione in latino, archivi, paleografia, eccetera, 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 perché a un certo punto siamo arrivati a fare questo tipo di cose. Perché sostanzialmente, lavorando nella medievistica, e chi, cioè i miei colleghi lo sanno, ci si trova a fare conti con strumenti sempre più aggiornati rispetto alle tecnologie, per cui a un certo punto ci si trova a lavorare su archivi digitali, su testi in PDF, eccetera, eccetera. Cosa è successo? È successo che c'è stato un cortocircuito a un certo punto. Abbiamo pensato con il professor Paravicini e il professor Cantini di mettere insieme le varie componenti e di provare a formulare un progetto che mettesse insieme lo studio della storia da un punto di vista proprio scientifico e appunto l'utilizzo delle nuove tecnologie. Io da molti anni mi occupo dello studio del pellegrinaggio sotto vari aspetti, dal punto di vista della letteratura, dal punto di vista del fenomeno in sé, e siamo partiti dall'idea di un elemento unificante che fosse appunto un punto forte, cioè una figura intorno a cui raccogliere tutto questo materiale in un unico luogo, che però è un luogo di città. Noi chiudiamo con l'ultimo premiato, non ultimo in ordine di classifica, ma solo come ordine di uscita, anche perché come vedete sono un sacco di persone, dovevamo creargli lo spazio perché loro si possano esibire per voi. È il Carlos Concentus, un ensemble di musica medievale che noi siamo molto felici di avere qui, ai quali va il primo premio nella categoria spettacolo. E che... Buonasera, grazie per il premio. Il coordinatore di questo gruppo musicale nato all'interno di una scuola come una scuola media, di un istituto comprensivo di Sesto San Giovanni anni fa, e poi dopo si è sviluppato basandosi soprattutto su una cosa, la grande passione che abbiamo verso la musica medievale, la musica antica inizialmente, e poi dopo ci siamo specializzati su quella medievale. Thank you.
La scala che si va lassù, come vedete qua la bellissima scala di